Il Partito Democratico di Pietrasanta dice no alla vendita dei parcheggi dei bagni alle imprese balneari. Il piano di alienazione, più volte annunciato dal sindaco Massimo Mallegni, per reperire risorse da destinare ad opere pubbliche e per superare l'ostacolo Bolkestein, non convince il principale partito di opposizione. L'acquisto dei parcheggi degli stabilimenti da parte degli stessi titolari delle concessioni non porterebbe benefici, secondo il PD. Privarsi di un bene così importante, che oltretutto porta nelle casse del Comune di Pietrasanta attualmente 290.000 euro l'anno, è un errore strategico, per non pensare ai problemi di contenzioso che si potranno creare e anche ai rischi che ci saranno in queste aste. Sul fronte finanziario il PD rivendica i meriti dell'amministrazione Lombardi nell'aver rimesso in ordine il bilancio comunale con un rientro dai debiti per 12 milioni di euro, consegnando di fatto all'attuale giunta un buon margine di spesa per le manutenzioni e per il decoro. Ma è sul fronte fiscale che l'opposizione critica maggiormente il sindaco Mallegni. Il Mallegni mette nero su bianco il fatto che non ci saranno abbassamenti di tasse, anzi verrà mantenuto tutto così com'è e verranno aumentate invece le entrate che arrivano dai parcheggi e dalla sosta ZTL. Perché non diminuisce, non abolisce la tassa di soggiorno così come aveva previsto in campagna elettorale? Oppure c'era stata la possibilità, perché il governo Renzi ha tolto la TASI sulla prima casa, e invece Mallegni cosa fa? Tiene lo 0,8 sulle seconde case che servivano alle detrazioni, quindi poteva tranquillamente anche quell'entrata essere tolta.